Ciao, sono Giancarlo Lanzoni. Buongiorno, buonasera, buonanotte, in base a quando vedrai questo video. C'ho Giullare, il comico, dovrebbe dire, ma in realtà ci tengo a dire Giullare perché, come i giullari del 400, io, un giullare contemporaneo, vado per corti. Oggi sono aziende, enti, manifestazioni, ma è esattamente quello che mi piace fare, cioè rendere disponibile il mio talento al servizio di altri. Sono molto felice di essere qui per condividere con voi una parte del mio percorso con l'intento di dare un valore alla comicità, da un punto di vista relazionale, che non sia soltanto un gioco fine a se stesso, ma che sia anche una leva per creare una relazione migliore e, perché no, una società migliore. Io sono di Milano, la città che amo di più, perché credo che sia la mia città. È una città che secondo me più di ogni altra città in Italia rappresenta le criticità della società contemporanea, la velocità, la tecnologia, l'inclusione e in modo particolare il mio personaggio, che porto qua gli occhiali come se fosse Superman, racconta di un milanese che vive in centro, che ha la doppia F, figa e fatturato come obiettivo e soprattutto al suo antagonista che il Giargiano, ovvero colui che vive fuori dalla città. Bene, visto che credo che Ted più di ogni altro incontro si basi sulla verità, come prima verità vi dico subito che io non vivo in centro, io non sono il mio personaggio. I miei maestri, tra l'altro, mi hanno sempre detto che quando si cammina si lasciano tre impronte: persona, mestiere, personaggio. Questo vale per me che faccio l'attore, ma vale anche per voi, persona, competenze e ruolo. Tolti i parenti e amici, io credo che la maggior parte degli altri ci considerano, ci percepiscono per la terza impronta, per il ruolo. Ed è per questo che il nostro lavoro è di far fluire e diventare autentici quando il ruolo, il personaggio, che è sostenuto dalle competenze, corrisponde poi e fa fluire la quota della persona. Quindi deve stare in modo che nel personaggio, ed è questo che fa la differenza, fa per noi autori, ma un po' per tutti, è quanta parte di te è nel tuo ruolo. Perché noi non siamo quello che facciamo, ma come lo facciamo. E come faccio io il comico? Anche perché questo faccio. Ho cominciato a fare il comico nei peggiori locali della città, nelle periferie, dove fare lo spettacolo non era esibire un testo, un talento, ma era proprio un confronto costante di casi umani, dove da una parte c'era una persona pensante che pensava che il suo pensiero fosse unico, inimitabile e supremo, e dall'altra tu sul palco che cerchi di raccontare il tuo mondo. In questi luoghi vale moltissimo l'utilizzo del motto della dinastia Han, colpirne uno per educarne 100. Ed è vero, funziona, anzi l'abilità è proprio riuscire a colpirlo in anticipo, ma ciò che vale nei locali off, forse oggi neanche più nei locali off, sicuramente non vale quell'atteggiamento sconsigliato, quell'atteggiamento quando usi la comicità per creare una relazione, soprattutto una relazione professionale. Ricordo che ero a Bologna, fine anni 90, all'epoca lavoravo per uno dei network più importanti italiani, radiofonici, in uno degli eventi più importanti dell'automotive, delle moto, conducevo l'evento. Io, nel pieno della mia soddisfazione egoica, quindi centinaia di persone che ridevano, uno di fronte a me, proprio di fronte a me, non rideva. E quindi la mia vocina interiore diceva: ma perché quella persona non è stata coinvolta dal tuo talento? E quindi incominciai a pensare così così, vado direttamente e glielo chiedo, che era, non sono uscito dal palco, ma dal palco gli chiesi: scusi, ma perché lei non ride? Gli è morto il gatto, cosa che face ridere le altre persone, non lui. Vabbè, nulla di che, uscii poco dopo tra gli applausi del pubblico. E quando arrivai in quinta, invece, il mio direttore marketing mi sollevò pesantemente e, vincendo la forza di gravità, mi chiese: sai chi era quello lì che non rideva? E io: quello che gli è morto il gatto? Lui: sì, quello era il CEO dell'azienda per cui
stavo lavorando. Ora lì a quel punto avevo due possibilità. Da una parte dovevo alzare la mia barriera egoica e dire io sono un artista, per cui viene così, se no ne trovi un altro. Dall'altra invece la possibilità di prendere questa esperienza, farne lezione e incominciare a capire, a cercare, a approfondire una comicità inclusiva, perché anche un singolo ha un valore universale. Credo che sulla comicità hanno riflettuto, scritto, parlato grandissimi, da Aristofane, Pirandello, Freud, Bersan. Essere qua e parlarne io è un po' comico. Ma diciamo che la sintesi che posso fare è basata su quattro elementi. La comicità esiste se ci sono quattro elementi. Uno, una community. Due, una vittima. Tre, un'azione che è una astrazione di sensibilità. E quattro, naturalmente, la comicità è un'azione cognitiva, la capacità di porre, di mettere in connessione informazioni in modo completamente diverso, in modo paradossale e sorprendente. I tre punti invece precedenti, come la community, la vittima e l'astrazione di sensibilità, sono il mio focus di oggi. Come trasformare una community in un gruppo sociale? Come portare una vittima ad essere complice e come portare un'astrazione di sensibilità in consapevolezza? La community cos'è? La risata non è mai solitaria, la risata è un'esperienza collettiva, anche quando ridi con te stesso, non ridi con te, ridi con l'intero universo. Mio nonno diceva, ridi che il ciel ti aiuta, e in parte è assolutamente vero, ma soprattutto la community è un gruppo di persone che sono insieme accettando regole scritte e non scritte, ad esempio di come essere dentro o fuori una community. Quando si tornava a casa si raccontava quello che era successo in classe, magari la cosa più paradossale, più assurda, che aveva fatto ridere per gli ultimi 25 minuti della quinta ora. Tornavi a casa, lo raccontavi i tuoi non cambiavano espressione se non alla fine, quando ti dicevano: scusa, ma in matematica cos'hai preso? Perché essenzialmente non è che non gli facevano ridere quello che era accaduto, non gli faceva ridere la community, non erano, per meglio dire, loro nella community. La community ha un valore anche sociale, nel senso che quando ride un gruppo non ride solo perché condivide la struttura della battuta, ma ride soprattutto perché condivide testo e sottotesto. La vittima è il nocciolo della questione. Chi è? Cos'è? La vittima è colui che commette l'incongruenza, l'errore, ed è, dire, l'oggetto dell'azione comica. Il comico invece utilizza il terzo punto, un'astrazione di sensibilità, ovvero se partecipi emotivamente non c'è risata. Immaginate di camminare per strada e trovare un imprevisto, un tombino, una banchina, un palo, e se mi è capitato, abbiamo di no, ma se mi fosse capitato vi rendete conto che una volta rialzati tutti quelli piegati erano i vostri amici, perché in quel momento che si sono accorti che tu stavi bene non si sono più preoccupati emotivamente, quindi hanno solo considerato il fatto che tu hai preso un ballo, cosa che fa decisamente ridere se non ti fai male. Come si può sviluppare una relazione con la vittima basata sull'insensibilità? Diciamo che io ho due gradi di insensibilità che mi permette di ridere con la vittima o ridere della vittima, in modo anche molto semplice, ma una sorta di classifico, di percorso di sensibilità. Diciamo che si parte dal sense of humor, cioè cogliere l'incongruenza a una certa velocità, poi si prendo distacco dalla vittima e comincio una forma di cinismo, fin quando il cinismo poi addirittura non è più condiviso neanche dalla community, in parte dalla community, che diventa sarcasmo, fino a, se vuoi, apatia. A quel punto lì non te ne frega né di te né degli altri, e quindi la tua azione comica è molto incisiva e molto offensiva nei confronti della vittima. La cosa migliore di utilizzare la comicità nella relazione è che la vittima sia il primo a stare bene. Ecco perché esistono due tipi di comicità: ridere della vittima mette nella condizione tutti gli altri di ridere, ma la vittima difficilmente lo farà. Si chiude, e spesso e volentieri il linguaggio non verbale comunica molto di più di quello verbale, quindi è facile che le persone intorno alla vittima lo percepiscono, il suo disagio. Mentre ridere con la vittima, che l'obiettivo non è più far ridere gli altri, ma far ridere la vittima, cioè riportarla da uno stato di disagio in uno stato di comfort, permette a lui, in modo consapevole o inconsapevole, di comunicare il suo stato e permettere agli altri di stare nuovamente
a proprio agio. Tra l'altro, il pubblico che ride con ridere di si chiude dopo perché ha paura di essere la prossima vittima. Il pubblico coinvolto con ridere con è pronto, si rilassa, o meglio, è più pronto ad essere il tuo complice. L'aspetto più interessante del ridere con è che è proprio l'azione che permette la trasformazione da vittima a complice. Intorno al 2010, insomma, gli primi anni 10 del 2000, io ero uno spettacolo in una zona periferica di Milano, il Teatro della Cooperativa, un teatro di quartiere dove porta la cultura nei quartieri anche più difficili, e dopo un successo nella stagione ci chiamarono per sostituire un'altra compagnia. La cosa che io pensai è di non riportare lo spettacolo che avevamo appena portato, ma di portare un nuovo progetto che tra l'altro era a specchio su quello spettacolo, cioè di portare tutte le parti che avevamo tagliato, molto più dirette, molto più irriverenti, e quindi, visto che ci avevano chiamato loro, mi sembrava opportuno. Ma sta di fatto che la coincidenza cosmica fa sì che, a differenza del primo spettacolo che aveva portato un sacco di gente per problemi di comunicazione, adesso non sto qui a entrare nel dettaglio, prima di salire in scena il responsabile del teatro ci raggiunge in camerino e ci dice c'è poca gente stasera, non si preoccupi, tanto siamo abituati a fare spettacoli con 30-40 persone, non è un problema, i locali sono così. Lui, no, sono in 6. Siccome vige una legge non scritta che si va in scena se c'è una persona in più del numero degli attori, noi eravamo in 2, una persona in più in 3, c'era già il doppio delle persone utili. E poi dissi a mio socio, non pensiamo alle 6 persone, pensiamo ai migliaia di cellule che ci stanno aspettando. E quindi tutto sommato era anche un confronto con una nutrita platea. Sta di fatto che quando salimo sul palco non erano soltanto 6 persone, erano 2 realtà completamente diverse, una famiglia composta da papà, mamma, figlia e figlio, e dall'altra parte 2 studenti universitari, probabilmente fuori corso. Quindi in quel momento avevo assolutamente l'urgenza di cambiare il mio linguaggio, se no avrei perso la mia community e soprattutto avrei messo a disagio quella famiglia. E la vittima in quel caso sarebbero state 2 le vittime, papà e mamma sicuramente. E quindi decisi, insieme al mio socio, in un istante di portare l'uso del testo finché i 2 ragazzini di 7-10 anni potevano permettersi. Tra l'altro fu un'esperienza straordinaria, cioè il testo acquisì una dignità impressionante, molto di più di quello che pensavo, proprio perché non ero caduto nelle banalità. Sta di fatto che anche lì fu un successo. Quest'anno, quindi sono passati 15, quasi 11 anni, e durante un incontro di Give, che è incontro le scuole per raccontare un po' quello che ci succede a noi artisti, una ragazza alzò la mano e chiese la possibilità di intervenire per una domanda. E mi disse, io le devo molto perché faccio teatro grazie al suo spettacolo. Io pensai, voleva il spettacolo per aver fatto una cosa così utile. Io ero con la mia famiglia circa una decina di anni fa in un piccolo teatro di periferia e lei mi fece ridere moltissimo. Questo fu uno dei momenti più belli della mia carriera. Milano, la mia città, ha nel DNA l'autoironia e l'inclusione. Lo dico perché un altro grande menestrello, insomma, d'anzi, quando ho scritto la mia bella Madurina, conclude proprio dicendo venite su senza paura, vi allungheremo la mano. Perché questa è la città, c'è un editto del 1000 che diceva chi viene a Milano in cambio di lavoro avrebbe avuto la libertà. Ecco, se la vostra libertà dovesse dipendere dall'utilizzo della comicità, ricordate che non potete oggi poi dire alla fine è solo una battuta, no? Non l'hai capita? Perché ve l'ho detto, non è una battuta, è un'astrazione di sensibilità. Quindi da oggi dipenderà da voi cosa farne della vostra ironia. Io vi voglio lasciare con queste 2 immagini della mia vita sospesa. Da una parte, quella fiera a Bologna, dove con il ridere di io l'ho sospeso grazie al mio direttore marketing, e dall'altra, la mia vita sospesa dalla gratitudine, perché ho usato il ridere con. Nella vostra vita, la scelta dovete farla voi. Grazie. Ah, una cosa, vedendo il mio personaggio, figa. Ah, figa Milano non è una parola, cioè una preghiera laica. La moneta più importante non è il dollaro, neanche il bitcoin, è il tempo. Quindi grazie del tempo che avete dedicato
a questa follia di vita di un comico.